Cari amici, oggi la vostra rubrica tecnologica è venuta per voi a Villa Simius. Nella puntata di oggi parleremo di tecnologie legate alla subacquea e al sub. You said that we would always be. Without you I feel lost at sea. Through the darkness you'd hide with me. Ciao, io sono Valeria Dessì, mi immergo dal 97. E faccio la guida subacquea dal 98, istruttrice dal 2000. Sono il capocentro, lavoro da 4 anni. Presso il Subacquea Diving Service, insieme ad Alberto Cicotto, faccio il capocentro. Il mio compito è quello di organizzare le attività, mi occupo inoltre della promozione. Il nostro staff, io e il mio staff, ci sentiamo privilegiati. Se dovessi descrivere quello che siamo, ci sentiamo un po' la cornice in un quadro meraviglioso che è il mare. Il nostro centro subacqueo è anche una scuola e quindi permette alle persone di imparare ad andare sott'acqua. Il primo passo, che è quello che consiglio, è quello di venire a fare l'immersione chiamata intro diving, cioè un'immersione semplicissima alla profondità massima di 5 metri, mano per la mano con un istruttore, quindi razio uno a uno. Per i più si palesa subito che le immersioni sono semplici e divertenti. Dopo questo passo, per chi non si accontenta, c'è la possibilità di fare il corso di primo grado. Questo corso insegna ad essere autonomi, nonostante in acqua si vada sempre in coppia, e si insegna l'utilizzo dell'attrezzatura. Dopo questo corso le persone possono procedere con i corsi avanzati e di specialità. C'è anche da dire che i corsi, soprattutto quelli di primo grado, sono aperti dall'età di 10 anni. Quello che vogliamo fare è rendere felici le persone che vengono. Abbiamo il privilegio di lavorare all'interno del porto di Villa Simius, che si trova nell'area marina protetta di Capo Carbonara. Molte persone vengono a visitare quest'area marina, vengono da tutto il mondo. Devo dire anche che il lavoro qua è molto semplice. È facile rendere felici i subacquei e non che vogliono fare immersioni qua. C'è anche da dire che il nostro è un diving che sta evolvendo e si impegna per stare al passo coi tempi e di accontentare anche i subacquei esperti. Infatti facciamo dei corsi tecnici e siamo in grado di fare ricariche, nitrox e trimix. Sono miscele che permettono di fare immersioni in sicurezza anche a profondità elevate. Come noi sappiamo, nella subacquea esistono tante tecnologie, tra cui bombole ed erogatori. Vogliamo parlarne? L'erogatore, che è questo attrezzo, ci permette di respirare tranquillamente e comodamente sott'acqua. Lo dobbiamo tenere in bocca, con i denti e con le labbra, e non ci resta che respirare. Parliamo ora delle bombole. Allora, le bombole, contrariamente a quello che si dice, sono caricate con aria compressa, quindi non con l'ossigeno. Come mai questo? Questo perché l'ossigeno a certe profondità diventa tossico. È difficile diventare istruttori di sub? Allora, è difficile, nì, è molto impegnativo. Allora, tramite la nostra scuola si può diventare istruttori subacquei. E questo per noi è un vanto, perché offriamo la possibilità non solo di diventare subacquei preparati e coscienziosi, ma uno sbocco lavorativo.
Non è da trascurare il fatto che da qualche anno la subacquea in Sardegna sta trovando nuova linfa, quindi per tutti quelli che amano il mare possono trovare uno sbocco lavorativo in tutto il mondo. Insomma, i brevetti subacquei sono un passaporto, una chiave che apre molte porte, che vanno dal ludico ricreativo al professionale. Inoltre, i subacquei sono notoriamente delle persone sensibili nei confronti della natura. È giusto auspicarsi un numero sempre più vasto di subacquei. Ci tengo anche a dire quanto questa disciplina insegni l'importanza del sistema di coppia, poiché in immersione non si va mai da soli. Si impara la bellezza dell'altruismo e l'empatia, quanto sia bello fare attività insieme e condividere il momento. Penso sia una bella lezione di vita in un mondo cinico. Uno sport è quindi dove è importante essere in coppia, immagino anche per una questione di sicurezza. Sì, assolutamente. Lasciami dire che noi non ci consideriamo neppure sportivi, ma pratichiamo un hobby. E si va sempre in coppia, come abbiamo detto prima, però un bravo subacqueo non è soltanto colui che sa schiacciare bene due tasti e trova un buon assetto. Un bravo subacqueo è uno che ha cura della propria salute, quindi va a monte, va prima dell'immersione. Prima di un'immersione ci si idrata e non si abusa di niente. Quindi immagino sia importante anche essere in forma e aver dormito bene magari. Non puoi permetterti il lusso di fare una notte brava e poi presentarti in immersione, così si aumentano i rischi. Bene amici, da Villa Simios è tutto. L'Aurora Bar Ristorante, aperti tutto l'anno dall'alba al tramonto. Trovate a Cagliari, a Marina Piccola. Servizio limousine, Angel Gabriel SRL. Matrimoni, lauree, feste di compleanno, eventi e noleggio con conducente. Ci trovate a Monastir, in via Nazionale. Dall'antica tradizione di Gavoi, Delizias, panificio, pasta fresca, pasticceria dolce e salata, prodotti tipici sardi. Ci trovate a Cagliari nel Largo Gennari 4A. Autoscuola Moderna. Vi aspettiamo presso le nostre sedi a Cagliari in via Petrarca 16-18 e a San Sperate in via Risorgimento 60-62. Lezioni di guida anche per moto e conseguimento di tutte le patenti. Mulas Ricambi. Ricambi per trattori multimarca e mezzi agricoli. Mulas Ricambi. A Cagliari in Viale Monastir 190. Rinaldi Servizi Nautici SRL. Da noi trovi i migliori accessori per la nautica. Siamo in via Bottego numero 31 a Cagliari. Riflessi, caffetteria and lunch. Dalla prima colazione alla pausa pranzo all'apericena. Siamo in via San Benedetto numero 2 a Cagliari. Casa E Immobiliare, il primo franchising per trovare casa a Cagliari. In via Pessina numero 6. Subacquea Dive Service. Organizziamo immersioni e corsi dal primo livello fino ad istruttore e corsi di primo soccorso, aperti tutto l'anno a Cagliari e a Villa Simios. Questo è il punto di transizione, il punto di passaggio nel quale ci imbarcheremo e inizieremo questa regata velica. Vediamo appunto alle nostre spalle uno dei gommoni che ci sta venendo a prelevare. Adesso imbarcheremo e inizierà la regata. Ok, siamo qui in onda dal Golfo degli Angeli a Cagliari. La regata velica è appena iniziata. Alle mie spalle ci sono imbarcazioni di tutte le tipologie.
ovviamente tutte a vela, infatti si tratta di una veleggiata benefica. Vediamo qua un'altra barca appunto con alcune donne. Gianluca, possiamo inquadrare? Il mare è leggermente mosso, ma questo non ci spaventa assolutamente. Due parole anche alla persona che ci sta accompagnando. Ti vuoi presentare? Sì, sono Alessandro e mi sto divertendo moltissimo con la barca del Kral della Saras. Su che natante ci troviamo? Ci troviamo su un gommone di 5,70 m che fa l'assistenza a questa bellissima manifestazione. Vediamo già le barche che sono entrate nel vivo della manifestazione, alcune si sono già allineate. Gianluca, vogliamo inquadrare? Ok, diamo un'accelerata e arriviamo in testa alla manifestazione. Questa alla mia destra è la linea immaginaria che delimita il traguardo, quindi la fine della gara, fase conclusiva. Inquadriamo. Vediamo la prima imbarcazione che si accinge a tagliare il traguardo. Bene, si conclude così questa puntata di Sport and Benefit Italia. Buona serata e a presto!